A 3 mesi dall'alluvione che ha devastato la Romagna, ma non solo, vogliamo ricordare quei momenti con il prefetto di Ravenna, il dottor Castrese De Rosa, in collegamento Skype. Benvenuto. Sì, grazie, buon lavoro a voi. 13 fiumi esondati contemporaneamente, circa 30.000 gli sfollati, 7 le vittime. Che cosa si porta dietro di quei momenti? Quali sono i ricordi oggi più vivi? Ma guardi, le dirò, è una ferita ancora aperta che non si rimargina e non si rimarginerà facilmente. Proprio al pensiero delle 7 vittime che lei ricordava che abbiamo avuto nella nostra provincia. Però anche una forte consapevolezza, cioè quella di aver guidato, coordinato una straordinaria macchina dei soccorsi che fin dal 1º maggio, dal giorno in cui abbiamo istituito il centro coordinamento soccorsi qui in prefettura, non si è mai risparmiato, giorno e notte. Io voglio dire grazie alle donne e agli uomini di questa straordinaria macchina che hanno dato una grande prova di solidarietà e di vicinanza alle popolazioni. Ecco, questo mi sento di dire in questo momento. Poi le dirò che Lei proprio ha mai stamattina. avuto momenti di sconforto? Ah, sì, certamente, io l'ho detto, siamo dirigenti dello Stato abituati a questa emergenza, ma siamo anche noi degli esseri umani con le nostre debolezze. Io quando ho avuto momenti di sconforto ho cercato di allontanarmi per qualche istante dalla sala operativa per non farmi vedere con qualche lacrima che mi usciva, ma poi ecco ritornato al mio posto perché bisognava essere lucidi, pronti a rispondere alle 1.000 richieste. Abbiamo salvato vite umane, ma mi lasci dire anche animali che potevano morire annegati o potevano morire per fame perché non c'era modo di poterli rifornire di foraggio e di mangime se non attraverso gli elicotteri, cosa che abbiamo fatto. Si è messa in moto una straordinaria macchina della solidarietà in quella che oggi il Sole 24 Ore definisce come una delle maggiori catastrofi globali del 2023, l'alluvione Romagna, appunto. Sì, proprio così. Sole 24 Ore stamattina dava la notizia di questo report di ON. È stata una catastrofe veramente eccezionale, la terza per ammontare di danni economici a livello mondiale. Questo è per capire cosa abbiamo dovuto affrontare. Non era mai successo un'emergenza come questa, ma non abbiamo avuto solo l'alluvione. Poi abbiamo avuto 2 alluvioni nel giro di 15 giorni, 2 trombe d'aria, incendi dappertutto. Ricordo anche l'incendio alla Caviro di Faenza mentre stavamo coordinando i soccorsi in quell'area. Quindi una infinità di emergenze. Di notte abbiamo dovuto evacuare a Villa Maria di Cotignola, salvare degli allevamenti di cavalli che stavano rischiando di annegare, a caso la Valsenio, portare foraggio, aziende agricole che erano rimaste isolate dalle frane. Quindi una macchina che non si è risparmiata. Io proprio in questi giorni, uno per uno, sono andato a ringraziare questi straordinari soccorritori. Bene, grazie al prefetto di Ravenna, il dottor Castrese De Rosa. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie.